scrivendo, disegnando, dipingendo. E secondo, per esempio, Michelangelo c'è un suo famoso aforisma che dice: mi ritrovo spesso a pensare e ad immaginare, già questo binomio, pensare e ad immaginare, pensare emisfero sinistro, immaginare emisfero destro. Un genio creativo poteva usare solo queste parole. Mi trovo spesso a pensare e ad immaginare che non esista altra arte o scienza migliore del disegno per capire il mondo. Questo, detto da Michelangelo, ci dice che disegnare è un atto potente per capire la realtà. Pensate a Leonardo da Vinci, nel suo codice atlantico, nei suoi migliaia di foglie, nei tutti i codici che ci ha lasciato, e in tutte le migliaia di disegni, che razza di curiosità, di studio, di voglia di comprendere, di capire. Pensate che la parola percepire, percezione visiva, percepire significa per capire. Cioè noi vediamo il mondo e quando lo disegniamo lo capiamo.